Ciao a tutti, oggi ho preparato dei calamari con lenticchie. Procedo con la pulizia. Stacco il ciuffo dal tubo, tolgo la penna, levo il sifoncino con l'interiora che poi butto, quindi salvo il sifoncino, poi tolgo con un coltellino il rostro e gli occhi. E così recupero il ciuffo, il sifone. E poi il tubo lo taglio ad anelli senza levare la pelle perché io la pelle la uso sempre, soprattutto di calamari freschi nostrani. Quindi togliere la pelle a calamari piccoli è assolutamente inutile. Se parliamo di calamari che superano i 2-3 kg, forse magari potrebbe essere necessario, ma in questo caso, quando sono piccoli calamari, la pelle si scioglie in cottura. Ecco qua di nuovo. Tolgo il sifone, levo gli occhi e il rostro, salvo quindi il ciuffo e taglio ad anelli il tubo, così. Do una sciacquata in acqua fresca, così da levare eventualmente qualche impurità, ma molto rapida perché l'acqua dolce, non è molto amica dei molluschi. Prendo una padella abbastanza capiente, olio extravergine d'oliva, un po' di prezzemolo tritato e uno spicchio d'aglio. Faccio riscaldare appena e non friggere. Butto la salsa di pomodoro e la porto a cottura, per qualche minuto, rimestando di tanto in tanto. Ecco qua, si presenta veramente bene. Aggiusto di sale, un giro di pepe che male non ci sta. Volendo potete anche mettere anche del peperoncino, ma è a discrezione personale. Ecco qua. Faccio andare il sughetto per qualche minuto. Si è raffinato leggermente e adesso posso buttare i calamari. I calamari, così come le sepi e i polpi, rilasciano molta acqua, quindi non è necessario mettere acqua nel sugo. Vi ricordo, se vi piacciono le mie ricette, potete mettere un like e seguirmi, grazie. Tempo di cottura dei calamari 4-5 minuti, non di più perché altrimenti si induriscono, quindi appena si irrigidiscono, come si può notare, possono praticamente già essere levati, quindi sono già cotti, ci vogliono veramente pochi minuti, altrimenti si induriscono. Ecco qua. Quindi li levo subito. Spengo e levo i calamari. Li scolo bene e li metto da parte su un piatto. Perché adesso su questo fondino che ha preso il sapore del calamaro passerò le lenticchie. Ecco qua, raccolto tutto, rimane il fondo e verso delle lenticchie prelessate. Quindi le faccio passare un po' per insaporirsi per bene. Ho usato in questo caso delle lenticchie prelessate, quelle in scatola, ma potete usare anche quelle secche da lasciare a bagno qualche ora e poi lessarle voi. Una giustatina di sale, questo a discrezione. Dopodiché posso levare l'aglio e adesso sono pronto ad unire i calamari. Raffinato un po' il sughetto, insaporite le lenticchie, non faccio altro che dare un ultimo giro, ma qualche neanche un minuto per riscaldare più che altro i calamari. E il piatto è praticamente pronto. Ecco qua. Un giro di prezzemolo fresco, un po' di olio extravergine a crudo ed eventualmente un giro di pepe.
E siamo pronti a mangiare questi calamari che sono veramente strafanati.